insomma cambiamo atmosfera nel nostro programma, perché inevitabilmente anche noi facciamo riferimento al tragico disastro aereo sulle Alpi francesi. E cerchiamo di capire, parlare di sicurezza aerea in Europa, perché ci sono due diverse strutture, un'agenzia dell'Unione Europea e Eurocontrol. L'agenzia europea per la sicurezza aerea ha raccomandato, lo avete sicuramente ascoltato in cronaca nei giornali, nei TG, agli Stati membri che in cabina di pilotaggio ci devono sempre essere a questo punto due membri dell'equipaggio. Siamo con Alessio Quaranta, che è direttore generale dell'ENAC, è stato anche vicepresidente dell'organo di indirizzo politico di Eurocontrol. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Come mai due agenzie? Che differenza c'è fra l'una e l'altra? Ma fondamentalmente svolgono due ruoli diversi. Eurocontrol è un'agenzia europea, paneuropea, a cui aderiscono circa 40 paesi, anzi 40 paesi in Europa, nel continente, che gestisce attività legate alla definizione degli spazi aerei, cioè di quegli spazi attraverso cui gli aeroplani passano nella loro quotidiana attività di volo. Al contrario, l'EASA è un'agenzia comunitaria che si occupa principalmente della sicurezza operativa degli aeroplani. Chi delle due ha dato la disposizione che da ora in poi dovranno essere sempre due i piloti in cabina? La disposizione dell'EASA, che è l'Agenzia Europea della Sicurezza Aerea, come dicevo precedentemente, che ha la responsabilità di dare tutta una serie di indicazioni tecniche agli Stati, i quali Stati poi sono tenuti a ribaltarle alle compagnie aeree che licenziano le autorità aeronautiche. Saranno state ore terribili per voi queste... Ma certamente è un fatto nella sua straordinarietà che ha scioccato tutti quanti. È chiaro che tutti i sistemi che noi abbiamo implementato nel mondo dopo gli attentati dell'11 settembre miravano a proteggere la cabina da attacchi che venivano dall'esterno, non certamente da un evento di questo tipo che si genera all'interno della cabina. Ma adesso, da ora in poi, cosa cambia, oltre al fatto che non potranno più essere da soli in cabina i comandanti, insomma? Ma questa è una prima misura, poi ovviamente bisognerà fare una riflessione a mente fredda su quali possono essere ulteriori momenti di intervento a tutela del sistema. Io ne posso suggerire subito uno, che è quello di rendere sicuramente più stringenti e obbligatori i controlli medici, che oggi vedono la necessità di essere svolti in prima battuta al momento del rilascio del titolo abilitativo, della licenza di volo, e poi non hanno una loro particolare cadenza obbligatoria, sono legati poi nella loro gestione caso per caso, diciamo tagliati sul singolo pilota. Probabilmente è più opportuno a questo punto standardizzare una serie di controlli. Ecco, ma queste agenzie, lei parlava dell'agenzia europea, appunto EASA, della sicurezza aerea, suggeriscono anche questo tipo di standardizzazione come questa dei controlli medici, per esempio? Diciamo, come suggerimento sì, non ci sono però delle norme stringenti che poi obbligano le compagnie a imporre questo tipo di controlli, e in alcuni casi anche per motivi che le devo dire anche sindacali non è semplicissimo imporli. Noi ringraziamo Alessio Quaranta, che è direttore generale dell'ENAC, per essere stato con noi. Le auguriamo buona giornata. Grazie, buona giornata a voi. Es ist ein gutes Gefühl, dass wir in einer so schweren Stunde eng cherchez, cherchez encore, ils continueront jusque au résultat.